la sua parola. Ciao a tutti, sono Kamizura, ho iniziato da poco, un paio di mesi, a speedrunnare questo gioco per puro caso. E per puro caso mi sono iscritta. E per puro caso sono qui. E questa bellissima gente che mi ha accolto. Fate un applauso, let's go! E con me c'è una persona estremamente importante, ma soprattutto che fa anche da crossover a questo run, il signor Valdav, runner di Pizza Tower, che ha partecipato alle ultime due edizioni. Una brava persona. Sì, forse. Io, allora, non ho mai randato Hello Kitty, ma ho visto innumerevoli run del qui presente signore, quindi io penso di sapere ormai il gioco a memoria, forse, non lo so. Adesso sei licenziato fuori? E niente, allora, questa sarà una Any% classica, vanilla, e questa run contiene degli skip abbastanza carini, come il gioco, e niente, possiamo già partire. Allora, il gioco inizia premendo New. E puoi fare il countdown okay. Prima di premere. Ok, sì. Allora, prima start, e diamo 3 secondi? Ok. 3, 2, 1, via! Allora, come avete notato, abbiamo già iniziato una cutscene iniziale dove praticamente racconta la trama di questo gioco, perché c'è una trama, ovvero degli alieni molto cubici, molto geometrici, molto poligonali, hanno invaso la Terra e noi, Hello Kitty, siamo armati di pattini e una bacchetta magica e dobbiamo sconfiggerli tutti. Sì, l'esercito di Blender, praticamente. Esatto. E questo è un primo livello di tutorial dove praticamente ci vengono spiegate le meccaniche di base, come appunto salti vari, anche come appunto come il roll che sto facendo. Sì, è la mia principale di muoversi il roll praticamente. Sì, esatto. Infatti. Vai. Che c'è? Ci sono anche degli ostacoli ambientali in alcuni livelli e soprattutto una meccanica abbastanza ricorrente come in altri giochi, come esempio Doom, ovvero di sconfiggere i nemici e raccogliere delle chiavi per aprire delle porte. Esatto. E soprattutto salvare dei personaggi. Qui abbiamo salvato nostra madre, mia madre. Primo livello, primo livello finito. Ogni livello avrà sempre questa animazione. Poi dipende anche se ci accompagnerà un altro NPC. Sì. E anche di una schermata di result con ranking, tempo, eccetera, eccetera. Anche perché ci sono categorie categorie di speedrun di livelli individuali. Sì. Questo è il livello 1-2, ovvero Food Fear. Prima sì. ho già detto New Hope. Sì, prima era New Hope. Questo è il livello Food Fear, dove dei piccoli cubetti cattivi cercano di prelevare dalla nostra terra le nostre paninoteche preferite, come potete vedere. E noi dobbiamo fermarli. Per piacere, McDonald's no. Come potete vedere, tutti i nemici droppano delle stelline che servono a caricare quel meter. E quel meter ci servirà più in avanti per delle boss fight, perché di livello 1 ci darà una spin usata per lo più per abbattere dei nemici piccoli più velocemente possibile. E invece nel super di livello 2, attenzione, una super di livello 2 che farà da screen wipe, come se fosse uno screen wipe di uno shoot 'em up, esatto. Di un beat'em up. E che soprattutto fa molti danni ai boss, infatti si usa per esatto. Quasi tutti i boss. Esatto. Quindi per alcune boss fight sarà obbligatorio caricare questa meter, a meno 2. Ok. Un bel livello andato. E adesso ci aspetta la prima boss fight, giusto? Esatto.
c'è una okay. Ci sono le boss fight in questo gioco. In questo mondo così carino e coccoloso, vedrete il primo boss che è molto particolare. Si aspetterà qualche cubetto, qualche cosa così, invece lascio che parli il gioco per me e per noi. Esatto. Quindi non era così sbagliato Hitman 3. Esatto. No, ma questo è peggio di Hitman 3. Hitman 3 è una passeggiata. Ecco, è un letterale caro armato. Attenzione, momento Metal Slug, signori. Ok. L'assetto è abbastanza consistente, ma lascio fare a te. Allora, questa boss fight è praticamente un cambio-scambio di bombe. Sì. Tipo palle di neve. Piano. Oh, no. Ok. Ok. Non fa niente. C'è... Oh, oddio! Attenzione. Piano. Primo boss andato! Ciao! Ovviamente verremo teletrasportati sempre a casa dopo aver completato qualsiasi livello. Mm. Ok, questo livello è decisamente lineare. Sì, ci sono ben 3 PG da salvare, obbligatori, perché altrimenti non si va avanti. Visto che è abbastanza tranquillo, forse è il momento giusto per le donazioni. Yes, vai di donazione. Sarà meglio perché ce ne ho 8.000 circa. E partirei con la prima donazione da parte del Michele, che... Grande. Speravo che fosse seduto qui accanto a me, ma in questo momento non c'è. E che dona 5,20€ e ti ringraziamo di cuore. Grazie. Poi grande. Abbiamo una donazione da parte di Dracula di nuovo. Di 10€. L'ho firmato con mio nome. Anzi, capiamo. Sono io. No, mi sa che è giusto. Mi sa che Valda forse sono fuso io. Però era. Sì, sono io. Forse abbiamo anche scoperto che fosse capito. Dracula veramente. Ma questa che dona dicendo 10 budini. Perché il tasso di conversione è di euro, 1 euro un budino. Questi sono 10 budini. Okay. Quindi possiamo chiamare queste. Ah, ma qua non sono budini le monete. No, tra poco salveremo il budino. Però esatto. io e anche tu. Poi arriva la quota da parte di Mr. Kurosakai, il signor drippatissimo, per la run di Hitman 3, che dona 105 euro. Infatti, abbiamo notato che abbiamo superato un sacco di cifre, cioè il counter è cresciuto tantissimo, infatti abbiamo raggiunto i 1400 euro. Arriviamo a 1500, bros! Sarà il caso. Allora, abbiamo salvato nostra sorella Mimmi. E ora saremo Pom Pom Purin. Ovvero questa bellissima pizzetta alle alghe. Esatto. Un applauso a Pom Pom Purin che si è scostato dalla giostra, sì. Guardate quanto è bravo. Ecco, questo è uno degli assist equipaggiabili nel gioco. Sì. E ognuno di questi personaggi hanno delle skill uniche. Ad esempio, la skill di Pom Pom Purin è di praticamente bloccare i nemici lanciando dei budini, appunto. Esatto. Impedisce loro di attaccare. Qui invece andiamo a salvare un altro personaggio. Prima che fuori, è Lala. Pom Pom Purin, perché ti sei trasportato davanti? Se non lo faccio più. Ok, ottimo. Oddio, si è teletrasportato di nuovo. Ok. Oddio. Telecamera, hello. Ok. Ok. Guardate quanto è bello, guardate come balla. Okay. Penso che abbiamo tempo per altre donazioni. Sì. Proprio veloci. Sì, velocissime. Vai. Abbiamo una donazione da parte di Virus di 10 Grande. euro. Grandissimo. Che dona un messaggio in dialetto che io cercherò di... Oh no. Dai, e lo git è forte. Credo, ho assunto che fosse napoletano, scusate. Messi par. E poi abbiamo anche 10 euro da parte di Droplets of Light, che dice: dai alle donne speedrunner, poi con quell'outfit e quel gioco non si può non donare. Grande. Molto grande. D'accordo. Grande. Scusate, sfrutto l'occasione. Vai.
Si è chiuso la Bitworld ovviamente di Hitman, ma si è aperta quella di Mario 64, dove più tardi Muppets proverà Carpetless. Chi sa cos'è, chi non lo sa, è un trick molto molto difficile che è stato di scoperta recente. Quindi mi raccomando, donate per vederlo. Non è detto che riesca, però ci proverà, ecco, mettiamola così. Bene. Questo livello, stiamo a dire, questi barili che esplodono con dell'acqua rubati da Mario Sunshine, esatto. O forse Mario Sunshine che li ha rubati da Hello Kitty, non lo sapremo mai. Lo scopriremo più solo vivendo. Ok. Perché hanno sporcato il parco così come... Ecco, questo è un altro... Questo è un mini boss che cerchiamo di farlo atterrare sulle bombe in modo tale che si danneggia ancora di più. Sì. Questo... Ok, posso, e noi ci siamo danneggiati noi, però non fa niente. Non fa niente. Smooth. Bene. 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 E ora del trenino? Sì. Oh, ragazzi, la Nipe 3. Vi chiedo un po' di silenzio. Concentrazione, perché il prossimo aspetto è un po' perché difficile. Perché c'è una strat specifica solo per questo boss, diciamo, quindi, universale. Quindi sì, un po' di concentrazione. Sì. Okay. Adesso abbiamo caricato anche il meter, sì, che a livello 2, che ci servirà boss per togliere ben 3 HP. Vai. Ok. Preso. Rimandato. Ok. Funziona? Dovrebbe funzionare. Deve funzionare, non è che Ok, ha funzionato. Grande. Ok, non è ancora finito. Vai. Bene, adesso un altro colpo. Ok. Andiamo. Prendere l'ultimo cannone per il colpo di grazia. Oddio! Never mind. Fa niente. Fa niente. Andiamo. Ottimo! Andiamo. Stavo per sprizzare. I riflessi involontari, purtroppo. Oh, questo livello. Mamma mia, questo livello. Vuoi che spieghi io o spieghi tu? Perché... Allora, in questo livello, purtroppo, c'è un personaggio amichetto da salvare che ci rovinerà un sacco questo livello. Sì. Purtroppo. Ovvero... Perché come ho già detto che i partner equipaggiabili hanno tutti quanti delle skill uniche. E questa, la skill di questa adorabile scimmietta, per non dire altre cose, è di rallentare completamente i nemici. Esatto. Tuttavia, rallentarli significa anche allungare i loro iframe, quindi sono, esatto, invulnerabili per più tempo, e questo rovina, fa perdere molto tempo. Ok. Dobbiamo pregare che non si teletrasporti davanti a noi, davanti al mini boss, se no lo fa diventare invincibile per 3 ore, non mi sembra il caso. Esatto. Ora dobbiamo cercare di ricaricare il meter, almeno a livello 2, per la prossima boss fight, perché sarà obbligatorio. Ok, eccolo. E... Oi, eccolo qua. Monchicci, cattivo! Rimani lì! Fai il bravo! Ok. Adesso usiamo l'1-3-2-3, ovvero 1, 1-2-3, 1-2, 1-2-3. E non è andato. No, ok, ecco. Monchicci! Monchicci no! Monchicci no! Monchicci no! Ok. Ok, a posto. Ok, perfetto. Perfetto. Bravo, Monkishi! È stato veramente bravo. Bene. Ok. A
Allora, questo livello invece lo faremo pacifist, perché ormai abbiamo caricato il meter a livello 2 e dobbiamo solo abbassare 5 o 6 leve. Sì, è abbastanza tranquillo. Per poter sbloccare la prossima boss fight. Quindi, se arrivano altre donazioni... Sì, certo, andate a questo livello, c'è qualche donazione, puoi andare. Se ci sono. Io però... Posso rubarvi un secondino? Cioè, vai, vai. Certo, questo qui in realtà è un piccolo trivia simpatico. Vai. Ho dato un'occhiatina al stream francese e le profile pic delle due persone che stanno commentando sono a tema come il nostro bestiario. Sono bellissimo, grazie. Merci. 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 Merci beaucoup. Beh, Frago, sa quel francese. Oh, 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 piano piano. Attenzione. C'è del platforming in questo gioco. Esatto, incredibile. Pro skills. E siamo atterrati su un nemico, così, a caso. Era là sotto. Che persona simpatica. Voleva attuire la nostra caduta. Ok. Hello, piano, piano, piano. Okay. Ok. Ultima leva e poi si va alla prossima boss fight. Ok. Ok. Ok, perfetto. Bene. Ora la prossima boss fight è abbastanza RNG. Sì, abbastanza. Pure bisogno di un po' di attenzione, ma andiamo diciamo, a fare tutto tranquillamente. Bene. Ok. Qui dobbiamo iniziare con una piccola RNG manipulation. E dobbiamo far cercare di spawnare ben due razzi per rubare dagli due spediti, HP. Sì. Okay. Ok. Per piacere spawna il secondo razzo. Ok. Perfetto. Ok. Vediamo un po'. Burst, ti prego. È andata. Ok. E ora manca solo l'ultimo colpo. Sì, manca l'ultimo colpo dove andremo abbastanza safe. Sì. Non ancora? Ah, non c'era ancora. Okay. Oh. Perfetto! Mai successo, però è successo. Però è successo. Mai successo, però è successo. Incredibile. Incredibile. Ah, adesso, finalmente, un omaggio al mio gioco preferito in assoluto, Metal Gear Rising, così a caso, con un paio d'anni in anticipo. Sì. Ci ritroviamo a Denver, ovvero quella sezione di Metal Gear Rising dove ci sono tutte quelle macchine tagliate a metà. E qui andiamo a salvare un altro PG che ci servirà più tardi. Ovvero l'essere più potente della Terra, ma lo esatto. Vedrete tra pochi minuti. E ci ritroviamo con di nuovo signor Scudo. Ninja? Amico? Ok. E non è entrato di nuovo, va bene. Va bene. Ok. It's ok. Dov'è l'altro ninja? Ecco. Ok. Penso non ho nemmeno bisogno. Vabbè, tu per sicurezza farne qualcun altro. No, secondo me no. Vabbè, okay. Ma lei che vada, batteria. C'è il livello dopo. Qui dobbiamo prendere delle batterie
che servono a ricaricare il nostro nuovo amico. Esatto. Ok, perfetto. Eccolo qui. Eccolo qui. Ragazzi, questo è Runabouts, la macchina della pulizia. E anche, come ho detto prima, l'essere più potente della Terra, perché è l'unico, l'unico partner che direttamente picchia fortissimo i nemici. Ecco, come avete visto, questo nemico in maniera molto simpatica ci ha aperto lo scatolone. Manca, ci ha fatto una unboxing. Batteria. Ok, perfetto. Ecco qua. Bravo Runabouts, hai fatto una cosa molto buona stavolta. Ovvero spawnare al punto giusto. Ok, vai, rompi il muro. Bene. Altro mini boss, il signor Antenna. L'antenna. Simpaticissimo. Dove aver appicchiato malissimo. Fine livello. Okay. Nice. E abbiamo anche caricato la super. Fatelo. Perfetto. L'applausino, fatelo. Ti ho visto che partire. Ok, il prossimo livello c'è un altro NPC da salvare? In verità è il nostra nonna, manco un NPC a caso. E proverò a fare un piccolo saltino. Sì, molto simpatico. Esatto, molto simpatico su una piattaforma invisibile, praticamente. Sì, è un paio di tentativi, non vale la pena. Proviamoci, speriamo. Non so se succede, ma se succede, succede. Sì. Proprio all'inizio, appena comincia lo stage. Perché di norma dovremmo saltare su quelle piattaforme che vedete. Prova. Ok. Ok, è andato. Oh, è andato! Ma è successo? Okay. Adesso c'è un momento Indiana Jones. Esatto. O Crash Bandicoot, come preferite voi, non lo so. Col basso più lento della storia dell'umanità. Ah, no, ho mentito. Ok, perfetto. Ora c'è un altro salto abbastanza particolare. Speriamo. Proviamo. Prima cutscene. No, non ce la facciamo. Vabbè, fai il giro lungo tanto, non fai. Facciamo il giro. Ok, salta anche la nonna. Non me ne lamento, no, infatti, va benissimo, anche perché il peggio arriverà dopo. Esatto. Ok. Ci sono i due gemellini Kiki e Lala, che come avete visto ci hanno teletrasportato dall'altra parte dello stage. E ora ci hanno accompagnato alla fine del livello. Ok, nice. Ok. Donazioni dopo questa boss fight. Dopo questa? Sì. Okay, quindi adesso un po' di silenzio. Sì, questa boss fight è abbastanza particolare, sì. Un po' difficile. È un'altra boss fight purtroppo RNG. Sì. Esatto, purtroppo. Allora, qui adesso cercai di colpire il boss o rilanciando le palle da baseball o facendolo sbattere contro le recinzioni elettrificate. Esatto. Solo che le palle possono prendere degli angoli molto particolari, quindi... Aia. Ok. Adesso... Ok, lasci che sbatta. Ok, usiamo la burst per togliergli almeno 2 HP. Ok. Ah, ha fatto questo attacco qui. Fa niente. È andato? Perfetto. Oh! Perfetto. Ma no, un'angolazione. Tanto posso essere spedito indietro. Due su donazioni Kitty, veloci. Donazioni sì, veloci. Velocissime. Ho una donazione da parte di Denosi e Noisette. Non stavo sbagliato, vero? No, Noisette. Noisette, sì. Vabbè, 5 euro. Con la donazione che scrive: mannaggia a me che ero impegnato, altrimenti sarei venuto a salutarvi. Spero che la run vada bene e nel caso ci vediamo sperando bene ad Icarus. Ok ragazzi, questo lo spesso split è famoso di Run Killer. Prima abbiamo visto Hitman, adesso c'è un altro gioco stealth che è questo split. Sì, non ci facciamo mancare niente in questo gioco, raga. Una sezione stealth. Sì. Essenzialmente, se ti fai scoprire...
bisogna uccidere tutti i nemici in quella stanza. Ok, non fa niente. Purtroppo il raggio è arrivato. Vabbè, meno male è successo qui che ci sono due nemici, quindi va bene. E poi non ci possono essere testimoni, si ammazzi tutti, quindi. Esatto. Ok. List eventful. Livello okay. Stretto. Ok, piano piano. Fai bravo. Okay. Fortunatamente non dobbiamo salvare nessuno. Infatti. E infatti non si salva nessuno. Ok, si è aperta la porta, perfetto. Ok, vai, vai. Ok, attiva lo switch. Bene, attenzione qui. Ok, una porta qui. Okay. Oddio, piano piano, okay, piano okay, piano. Ok, ultima sezione. Nice. Molta calma. Clutch. Ok, possiamo respirare. Possiamo respirare, sì, è finita la parte 7, guarda che sono i mini boss. Dobbiamo solo... piano piano. Dove vai? Get over ha paura here. Del potere infinito di Kitty questo. Ok, è andato. Mamma mia, che paura. Okay. Ottimo. Runabout. No, non ancora. Runabouts adesso. Oh, sì. Adesso. Adesso runabouts. Adesso per la prima volta equipaggeremo un nostro companion, ovvero la macchinina che ci ha accompagnato prima. Esatto. Perché ci farà molto più danno e farà danni. Esatto. Okay. Last Breath of Reliance. Ma non per loro. Ok. Bene, ora cercheremo di attirare a noi, fino a questa porta, tutti i nemici. Una piccola strat che io stessa ho scoperto. Un po' di flex, signori. Vieni qua. E intanto Runabouts lo sta respingendo dietro, non so perché. Sì, è rimasto incantato e... Okay, però non fa niente, abbiamo... Aspetta tanto. Ok. Vieni qua. Ok. Ok. Bene. Qui. Piano. Smettila di sparare, non si spara in questo gioco. Esatto. Ci ritroviamo di nuovo il signor Scudo. Lui, il signor Scudo. Esatto, il signor Scudo. Che verrà brutalmente eliminato da Runabouts. Ma mi ha distrutto. Distrutto, esatto. Ora, una piccola burst. Sì? Per eliminare sia i nemici qua dentro che dall'altra parte della porta. Sì. Nice. Ok. Perfetto. Yes. Una strage. Una piccola strage. Runabouts. Collabora. Vai, attacca. Okay. Ok. E questa è l'ultima stanza, se non sbaglio. Sì, è l'ultima stanza. Attenzione. Vabbè, Ok. Funkul. Usiamo questa mini burst di livello 1. E finiamo questo livello. A posto. Ok. Adesso manca la penultima boss fight, che avrà due fasi.
grazie. Vai con le donazioni, sì sì, puoi andare. Sì, perché sto allora, abbastanza tranquillo. Vi dico già che ce ne sono tre, ma una ce la teniamo per più tardi. Ok. Oh, oh. Però avete notato il time? Sì, sì, abbiamo notato. Let's go, grandi. Grandi. Ah, vi leggo due donazioni. Una è di Loci, che dona 5 grande euro. Loci. E mi chiede di usare questa voce qua per dire, scusi, è qui il torneo di Hello Kitty. Grandissimo. E poi appunto una donazione che è dopo quella di Lama, the one and only one, Lama che ha attaccato un pippone, quindi ce lo leggiamo più avanti. Anzi, se c'è un momento in cui vi concedete un pippone, sì, ditemelo. Sì, più avanti, sì. Però... poi abbiamo una donazione da 50 euro da parte di External Mind che dice a 1600 non ci arriviamo e ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati! Ok, ora sì, dei... questa boss fight ha praticamente due fasi. Abbiamo fatto la fase 1 e adesso dobbiamo fare la fase 2 dove dobbiamo rilanciare questi barili, sì, al centro. Miau! Wow. Ok, perfetto. Provi il 3 su 3. Ok, non fai. Ok, ok. Ah, scusate. Una cosa che mi sono scordato di dire, faccio velocissimo. Sì, sì, poi. Non so poi. Se guardate nel pubblico, vedete delle magliette molto carine. Quelle magliette non è che sono finite, sono ancora disponibili per l'acquisto e per ogni maglietta che comprate 10 euro vanno in supporto di Medici del Mondo, quindi è una cifra irrisoria per un grande fine e basta che facciate punto esclamativo merch per poterle acquistare. Ci sono anche tutte le informazioni dell'artista che ha fatto un lavorone secondo me clamoroso e la maglietta la sto indossando anch'io in questo momento, quindi mi raccomando punto esclamativo merch. Ok, ci siamo quasi. Ok. Ultimo barile. No, ultimi due barili. Ultimi due. Che è successo? Non lo so. Ok, a posto. È finita la boss fight, ecco cosa è successo. Ok, signori. Ok. Boss finale. Sì, ora del boss finale. Estremamente impegnativo, praticamente un autoscroller. Un autoscroller. Esatto. Sì. Dove letteralmente dobbiamo cercare di far perdere tempo al boss prima che avanzi, sì, c'è alla nostra base. C'è un meter da caricare che prende, spara un, sì, raggio enorme al boss e finisce il gioco. Sono praticamente 5 minuti obbligatori. 5 minuti, sì sì, in cui parliamo del più e del meno, lo so. Quindi se vuoi cacciare la donazione di prima, questo è il momento adatto. La pipazza al sugo? Esatto, sì. Il pass? Sì, pass? Sì, perché adesso siamo proprio in tranquillità. 105 euro che probabilmente non sono neanche un euro per ogni carattere speso da Lama, ma ovviamente è un grande applauso per Lama che ha donato 105. Grandissimo! Mio padre! Grandissimo Lama. E il messaggio che ci lascia è... come promesso, ecco qui pagato il conto. Ero abbastanza spaventato da portare una run così difficile, vedendo quanto la pratica stava andando male. Però ero sicuro che se avessi puntato a divertirmi e non a fare la prestazione della vita, sarebbe andato tutto bene. Sapevo che sarei stato circondato da persone splendide che ogni anno si ritrovano a Goof per farsi regali, darsi abbracci e condividere semplicemente del tempo assieme con quelle voci che ogni sera sentono da ogni parte della nazione. Non siamo ancora a metà, questo non era parte del messaggio, scusate. Tutti siamo accomunati da questa passione per i videogiochi, talmente tanto che vogliamo imparare come funzionano, come romperli e giocarli ancora, ancora, ancora. Questo è lo speedrunning e questa è Italian Speedrun Community, un gruppo di amici che si ritrovano tutti insieme per fare del bene. Leggo anche gli errori, giustamente. Se state guardando lo stream e vi siete sentiti intrattenuti o se solo vi abbiamo tenuto compagnia scimmia durante la... cattiva! Cattivo. Durante la vostra giornata vi invito veramente a fare una donazione che per quanto piccola può diventare molto grande se ci mettiamo tutti insieme. Un abbraccione a tutti quelli che hanno deciso di invitarvi nelle vostre case attraverso Twitch. Invitarci, penso, vabbè, scusate. Un enorme grazie a tutta l'organizzazione e a chiunque stia dando una mano, anche portando un banale succhino a chi ha sete. Succhino leggendario, questa l'ho capita, è la reference. Un fortissimo ringraziamento al Bologna Nerd che ha voluto ospitarci e offrire i suoi spazi anche quest'anno. Un grazie gigante a Medici del Mondo, che crede in questa realtà piccola, ma con la voglia di correre, che ha giochi d'un fiato. Vi voglio bene, ISC. Un altro applausone, per favore. Grandissimo! E non smettiamo. Esatto. Tra l'altro io, visto che ci siamo... Allora, cosa siamo...
che entità siamo, che cosa è ISC, direi che questo messaggio l'ha spiegato benissimo più di tutti gli altri. Vi invito a entrare nel Discord se volete, punto esclamativo Discord, e c'è tutta l'azione che succede durante l'anno e tutti i messaggi di conforto per tutte le run che vanno male necessariamente a tutti noi. E Giochi d'un fiato finirà oggi, quest'anno, ma è stato bellissimo e non è ancora finito, soprattutto perché ci sono ancora... Questo succede quando veniamo colpiti dal razzo. Un cubetto. È un Happy Meal? No, non si può dire. Sì, siamo diventati un Happy Meal. Praticamente. C'è Hello Kitty nel Happy Meal, ha detto Gitano. Questo, cioè, non è pubblicizzato, però questo è Gitano. Appropriato, quindi è presidente, ci tengo a specificare. Quindi è gravissimo perché... Aspetta, è gravissimo se non ci pagano. Ci pagano o non ci pagano? No. Adesso chiede! Grande! Adesso chiede, let's go! È giusto, non ho detto chi è Medici del Mondo, cattivo me. Ecco. Medici del Mondo è il... del Monto. Medici del Mondo è l'ente, monte. Esatto. È l'ente che Giochi d'un fiato, che Italian Speedrun Community ha deciso di supportare. È un ente di beneficenza che ha deciso di supportare quest'anno per Giochi d'un fiato. Sono stati gentilissimi, anche perché hanno gestito interamente tutta la parte delle magliette. E sono un ente di beneficenza sparso con varie sedi nel mondo che ci tiene a migliorare la situazione di tantissime persone in difficoltà, con cure di cure base, aiuti a persone senza tetto e varie altre cose, tantissime attività. Sono un ente meraviglioso e la cifra che abbiamo raccolto è una cifra importante, ma ovviamente qualsiasi euro in più sapete che va in buone mani. E inoltre dobbiamo superare GUF Autunno 2023. GUF Autunno 2023 è facile da ricordare, è 1777, quindi mancano poco più di 100 euro, mi raccomando, donate. Controllo se hanno donato, perché effettivamente non ho controllato. Sì. No, non hanno donato. Donate! Ok, ci siamo quasi. Mancano circa 40 secondi, se non sbaglio, quindi... Ancora a stalloccare il boss un altro po'. E... Se volete rileggo il messaggio di là. Fai lo speedrun del messaggio, legge a velocità, no, incredibile. Non ce l'ho, il 1.5 non ce l'ho, mi dispiace. Sì, no, okay. Ma sono 30 altri secondi. Altri 30 secondi, credo, sì. E faccio il countdown stile Capodanno quando mancano 10 secondi. Ma... Allora, la run praticamente finisce quando esce il numero 100 sullo schermo. Esatto. 100! Okay. Aspetta. Ok. Prego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un attimo, un tempo! GG! Adesso lasciamo la cutscene finale. La distruzione del re AutoCAD. Abbiamo sconfitto il cubo di forte di Blender. Sfondato. Applausi. 36 e 9 è un bel tempo per la maratona, è bellissimo. 11 minuti sotto l'estimate, ragazzi. Un altro. Ok. Vai Carmen, è il tuo momento adesso. Ringrazio davvero? E saluta. No way. Allora, ringrazio innanzitutto Italian Speedrun Community, sempre se riesco a dire il nome completo, non lo so, per questo evento bellissimo, per aver accettato la mia run che manco me l'aspettavo, così, a casissimo. Poi ringrazio il signor Valdav che si è offerto come caster in un gioco non suo, decisamente non tuo. Poi voglio ringraziare anche il server Discord di Hello Kitty Speedrolling, che sono veramente bravi e vi voglio tanto bene. I love you so much, guys. Thank you, guys. E... chi altro più? Basta. Voi! E soprattutto pubblico. Tu che stai guardando, tu! Sono finito! Vai, basta così. That's it. Vi voglio bene, a tutti. E allora...
E allora con questa meravigliosa nota per gli amici a casa, che salutiamo anche se voi non vi vedete, sto facendo ciao ciao con la mano, vediamo se appaio. Ecco, sì, c'è la mano. C'è un evidenziatore. Ciao Manno Timorra, ciao. Prepariamoci perché adesso abbiamo il mio gioco preferito dello spazio, della storia, Super Mario Sunshine, l'unico Super Mario. L'unico Super Mario. Andiamo in break.